cosa ha combinato Marisa Laurito. L'attrice è finita nella bufera per le sue parole. Ecco cosa ha detto e quali sono state le reazioni. Protagonista della TV italiana, tra ospitate e trasmissioni sue, in questi giorni la vediamo come giudice di Celebrity Chef, il popolare programma di cucina condotto da Alessandro Borghese con i VIP che sfidano ai fornelli del suo ristorante. Marisa Laurito è appena caduta dell'occhio del ciclone di un'accesa polemica. Le parole dell'attrice stanno facendo discutere e hanno urtato, in particolare, alcune persone. La polemica in cui è finita Marisa Laurito riguarda alcune sue dichiarazioni sulla camorra, in cui forse l'attrice si è lasciata andare in valutazioni un po' approssimative, sicuramente poco prudenti, tanto da suscitare l'indignazione degli abitanti di una città italiana in particolare. Ma cosa ha detto Laurito da far arrabbiare così tanto alcune persone? Scopriamo i dettagli qui di seguito. Ecco cosa è successo e tutto quello che bisogna sapere. Marisa Laurito, l'attrice nella bufera, cosa ha detto? L'origine della polemica che ha travolto Marisa Laurito è nella sua partecipazione alla trasmissione TV La Confessione, condotta da Peter Gomez. Durante l'intervista rilasciata al conduttore, parlando di camorra, Laurito ha detto che oggi la camorra non sta più solo a Napoli. La camorra più importante è al nord, a Desenzano, Delgarda, NDR. L'attrice voleva fare soltanto un esempio, per spiegare come la camorra sia estesa al resto d'Italia e abbia coinvolto anche le città del nord Italia, soprattutto quelle più ricche dove è facile per la camorra fare affari. Sicuramente non voleva lanciare accuse a Desenzano Delgarda e ai suoi abitanti, probabilmente ha citato la città a caso. Gli abitanti di Desenzano e in particolare i suoi amministratori però non l'hanno pensata in questo modo. Anzi, hanno preso molto male le parole di Marisa Laurito. Spero che la signora Laurito scherzasse, non conosce la nostra realtà. Amministro Desenzano da 7 anni e non ho mai avuto sensazioni tangibili della presenza di organizzazioni criminali, ha dichiarato al quotidiano Brescia Oggi l'assessore comunale alla sicurezza Pietro Avanzi, chiaramente risentito. A queste parole si era accompagnato anche lo sdegno del sindaco di Desenzano Delgarda. Insomma, un bel guaio quello in cui si è cacciata Marisa Laurito, che poi è corsa ai ripari scusandosi e cercando di spiegare il senso delle sue parole. Mi dispiace moltissimo registrare il risentimento dell'amministrazione comunale di Desenzano Delgarda, ha dichiarato l'attrice. Nell'intervista a Peter Gomez, alla domanda sulla camorra a Napoli, ho risposto che questo fenomeno di criminalità organizzata non è specifico e confinato alla mia città e alla Campania, ma è un problema italiano, ha proseguito Laurito, spiegando di aver citato Desenzano, a titolo di esempio, e sottolineando anche di aver fatto riferimento a un recente studio autorevole dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, secondo il quale l'area del Garda è una delle zone lombarde che sente maggiormente la pressione criminale per il reinvestimento e riciclo di denaro per la criminalità organizzata. Basterà